Blind, ex partecipante ad X Factor, ha deciso di mettersi in gioco come naufrago all'Isola dei Famosi. Dopo aver battibeccato con Floriana Secondi, Ilary Blasi ha aperto una parentesi molto commovente, grazie al racconto di Blind. Quest'ultimo, che sta già conquistando il cuore del pubblico, ha parlato di un periodo molto complicato della sua vita, svelando alcuni aspetti delicati del suo privato. Blind non ha fatto mistero di aver sofferto per un rapporto molto burrascoso con la sua famiglia e di aver fatto uso di droga. Tuttavia, non deve essere stato facile per lui ammettere in pubblico di essere entrato nel tunnel degli stupefacenti. Come, per fortuna, accade spesso, Blind si è aggrappato ad alcune ancore di salvezza che hanno contribuito a farlo uscire fuori dalla dipendenza. Blind, visibilmente commosso, ha dichiarato di essere uscito dalla tossicodipendenza grazie alla musica e da Greta Tigani, la sua fidanzata. Quest'ultima, dopo averlo conosciuto, non l'ha più né sentito né visto per diverso tempo, salvo poi rincontrarlo a 18 anni. Da quel momento è sbocciato un grande amore e la ragazza ha cercato di aiutarlo ad uscire dal pericoloso mondo della droga. Greta ha imposto a Blind un ultimatum, dicendogli di scegliere tra lei e la droga. Contemporaneamente, ha offerto al fidanzato il suo appoggio nei momenti più bui del difficile percorso di disintossicazione. È stato dopo aver visto la clip riassuntiva della sua vita che Blind è scoppiato a piangere, facendo commuovere il pubblico presente in studio, compresa Delia Duran, compagna di Alex Belli, invitata come ospite. Nel frattempo, Greta ha confermato di volersi sposare presto con Blind, a coronamento di una bella quanto travagliata storia d'amore. Il cantante ha concluso, ricordando un suo successo professionale, «Ho cercato il riscatto. È un grande passo. Prima tornavo a casa con altro che disco di platino». Proprio la disintossicazione gli ha consentito di realizzare i suoi sogni, senza permettere al mostro della droga di distruggere la sua giovane vita, ma diventando sempre più forte e combattivo.